E intanto qui ci facciamo un po' seri, perché questo pochi ne parlano e sono felice di poterlo fare in questo programma. Questo è il mese, aprile è il mese della prevenzione dell'ictus, l'ictus cerebrale. Guardate che è una malattia, una sindrome diffusissima che colpisce tutti, giovani, anziani, è veramente, veramente un sacco di gente ne è passata, e oltretutto esplode improvvisamente, e poi per il recupero veramente i tempi di recupero sono lunghissimi. E un modo per sensibilizzare naturalmente l'opinione pubblica su questo problema è quello di averlo trattato in un libro che si intitola Paola oltre le parole, un libro che ha trattato sotto forma di racconto tutti i problemi che sono legati a questa malattia. Ne parliamo con l'autrice Matilde Calamai. Buongiorno. Buongiorno Matilde. Allora, dicevo che è una malattia diffusa, una malattia tristemente nota a moltissimi, anche moltissimi. Purtroppo se ne parla poco, però a volte si vuole ovviamente più scherzare che parlare di cose serie, però per affrontare i problemi e per risolverli bisogna parlarne. Appunto, aprile è il mese della prevenzione. L'ictus colpisce ogni anno 15 milioni di persone in tutto il mondo, quindi insomma solo in Italia 200.000, ma la buona notizia è che si può prevenire. L'80% di queste morti o comunque malattie potrebbe essere evitato. Come si fa a prevenire questa malattia? Beh, intanto non fumando, per esempio. Oppure è già una bella, un bel assist questo, un bel consiglio. Non fumiamo, ecco. Esatto, bravo, anche perché è uno dei maggiori fattori di rischio. E poi l'alimentazione scorretta e l'inattività fisica. E poi va bene, ci sono altri, ovviamente io non sono un medico, sono anche solo il fattore l'autrice. Di stress, no? Perché molte persone stressate sul lavoro, bravo, oppure per cause familiari, molto spesso sono vittime di questa malattia. Esattamente. Io invece nel mio libro parlo proprio di una donna, una cinquantenne normale, una casalinga, comunque con un lavoro, che deve stare dietro anche ai figli, eccetera, che viene colpita da ictus. Quindi tutte le donne ci si possono ritrovare, non solo, ma aiuta nel percorso, aiuta i familiari, aiuta sia perché questa donna è positiva, è una donna forte, vuole farcela, vuole uscirne. Vuole farcela. E alla fine con il canto, grazie al canto, perché il canto aiuta molto nelle persone afasiche che perdono la parola, riesce a trovare una dimensione, anche perché è un viaggio interiore, quindi si rimette in discussione tutta la sua vita, e un finale bello ci vuole. Ecco, Matilde, tu che hai descritto così bene questa malattia, diciamo, e anche il suo iter doloroso, a volte difficoltoso, sì, anche è molto sempre doloroso, però con la speranza, sei partita da un'esperienza tua personale, da una, esatto, conoscenza diretta, non immagino. Posso scrivere cose che non, non certo, mi appartengono. Il libro è stirato a mia zia Paola, appunto, partita da ictus, esatto, molto giovane, e questo dramma familiare però ci ha uniti di più sicuramente. E io non conosco persona al mondo così positiva. Oggi ha aperto un negozio, sta bene, guida, ha ritrovato la parola, e questo è un bel messaggio, un messaggio bello, che significa che tutti possiamo uscire da un momento di difficoltà con una grande forza di volontà e una grande tenacia. Bisogna, esatto, volerlo fortemente, bravo, veramente. In tutte le situazioni, non solo nell'ictus, ma in tutte le situazioni. In tutte le situazioni. Quindi, questo libro si trova ovunque, quindi basta la Dolce Editore, l'editore che l'ha editato. Certo, quindi... Paola oltre le parole, oltre la Dolce Editore by Matilde Calamai. Ciao Matilde, grazie. Ciao Matilde, buona giornata. Allora, bello questo messaggio, bello, e andiamo, sì, con il sorriso in pubblicità.